partite importantissime in chiave qualificazione per questa Coppa del Cilento, partita tra Montestella United e Ceraso. Siamo in compagnia dei man of the match della partita, Valentino Tesoniero e Vincenzo Ferrazzano. Prima di tutto io voglio farvi i complimenti, poi voglio passare la palla appunto a Valentino, che è autore di due gol. Cosa si prova a segnare in questo stadio? Ma diciamo che è sempre una bella emozione, poi soprattutto venivamo da due sconfitte consecutive in questo torneo, era giusto, è obbligatorio vincere per comunque dare una scossa e cercare di passare quanto meno il turno. Questa sera mi è andata bene a me facendo una doppietta, è andata bene alla squadra, ringrazio la squadra che mi ha permesso di fare due gol e speriamo alla prossima di farne altre due. Di solito Valentino gioca in difesa, sì, difensore centrale, quest'oggi è stato schierato dal mister Di Menza in attacco e ha segnato due gol, sì. Quindi un'ottima scelta quella di Di Menza. Sì, diciamo, è stata un'ottima intuizione, anche se mi trovo diciamo, in una posizione non adatta alle mie caratteristiche, mi sono messo a disposizione dell'allenatore e soprattutto ringrazio sia il mister che i ragazzi, come ha detto prima, che mi hanno messo a disposizione di fare questa doppietta, la prima in carriera in questa posizione. Diciamo. Speriamo di fare lo stesso la prossima, se capiterà di giocare nello stesso ruolo. Vincenzo Ferrazzano invece è l'esterno sinistro del Montestella, il ragazzo più giovane del torneo, appena 16 anni. Per Vincenzo, che emozione si prova a giocare per la Coppa del Cilento in questo stadio, il Morra? È una grande emozione, soprattutto dopo aver guardato tutte le partite dell'Argebison in questo campo e sognare di giocare anch'io in questo campo. Vuoi fare gli auguri a qualcuno in particolare? Certo, saluto la mia famiglia e tutti gli amici che guarderanno questa intervista. Grazie mille.